Newton si chiede perché una mela caschi dal melo quando invece la luna non casca sulla terra. Si pensava, fino a quel momento, che gli oggetti sulla terra, come le mele, non seguissero le stesse leggi dei corpi celesti. Paragonare il movimento della luna e di una mela. Pensare che possano esistere delle leggi fisiche universali sulla terra come nei cieli era una vera e propria rivoluzione. In passato la fisica era dominata dal pensiero di Aristotele. Ogni oggetto ha il suo posto che gli è proprio e se lo si sposta da lì fa quel che può per ritornarvi. Tutto ciò che ci circonda cerca il suo equilibrio naturale. Una mela tende ad andare verso il basso, poiché è la sua natura. La luna gira intorno alla terra perché è la sua natura. Capire la caduta degli oggetti non è una cosa facile. D'altronde gli eroi dei cartoni animati hanno qualche problema con la fisica reale. La prima legge della fisica dei cartoni animati si enuncia così. Ogni corpo sospeso nello spazio resta immobile fino al momento in cui realizza la situazione. Secondo un disegnatore di Walt Disney, i cartoni animati seguono le leggi della fisica, tranne se al contrario è più divertente. Immagina la legge di gravitazione universale. Due corpi si attirano con una forza proporzionale a ciascuna massa e inversamente proporzionale al quadrato della distanza che li separa. Da dove viene questa forza d'attrazione? Come spiegarla? Come capire che due oggetti a miliardi di chilometri possano attirarsi istantaneamente? Ecco un mistero che sarà spiegato, in parte, solamente più tardi da Einstein. Ogni oggetto, per esempio una mela o la luna, è attirato dalla Terra. È la forza a peso che si applica a tutto quello che ci circonda. Un'altra grande idea di Newton è che le forze modificano le velocità. Quando una velocità cambia, diciamo che l'oggetto è accelerato. Immaginiamo allora una mela astratta che sia sottomessa a nessun'altra forza oltre al suo peso. Attorno al melo la forza peso è più o meno costante. Nel momento in cui la mela si stacca, la sua velocità è zero. Ma la forza peso agisce e modifica la velocità. La mela cade sempre più veloce e si schianta al suolo. Newton va oltre. Ci spiega come calcolare una traiettoria conoscendo le forze. Una pallina si muove su un piano. Che le accadrà? Nulla. Continua a muoversi a velocità costante. Questa affermazione che si trova nei libri di fisica è ovviamente vera, tranne che non corrisponde alla nostra pratica quotidiana.
La palla da biliardo prima o poi si fermerà. Delle forze di attrito la rallentano. Ma trascuriamo queste forze. Quando la pallina si trova a contatto con il suolo, quest'ultimo reagisce e impone una forza di reazione opposta alla forza peso che le impedisce di cadere attraverso il suolo. E la forza totale che agisce è nulla. Se non ci sono forze, non c'è variazione di velocità. La velocità è costante, è quello che abbiamo visto. Ma quando il suolo si ritrae, la pallina è sottomessa a questa forza peso, al suo peso, che modifica la velocità. E non ci sta più il suolo a controbilanciare il peso. Newton esprime tutto questo tramite una delle formule più importanti della fisica. F uguale m per A. F è la forza, m la massa dell'oggetto ed A l'accelerazione. L'accelerazione è la velocità alla quale evolve la velocità, ovvero la derivata della velocità. Nella nostra situazione, la forza peso è costante, diretta verso il basso. Dunque, l'accelerazione è costante, diretta verso il basso. Dunque, il vettore velocità aumenta ad ogni secondo di un vettore costante. Osservate la traiettoria, è una parabola. Se si conoscono le forze che sono applicate ad un sistema, si conosce l'accelerazione. Se si conosce anche la posizione iniziale e la velocità iniziale, si può allora prevedere il futuro del moto. Se si prende bene la mira, se scegliamo bene le condizioni iniziali, si possono ottenere dei moti incredibili. Una condizione iniziale non soltanto è una posizione iniziale, ma anche una velocità iniziale. Guardate qui. Tre pianeti, senza il Sole, seguono delle traiettorie chiuse. Il moto è periodico. Qui è più interessante. I tre pianeti condividono la stessa traiettoria. E qui i tre pianeti girano ancora su una stessa traiettoria, a forma di otto. Si parla di coreografia planetaria. Ma attenzione, tali coreografie sono dei tour de force. Bisogna prendere bene la mira, come nel biliardo, per riuscire a fare dei colpi simili. Se si cambiano un po' le condizioni iniziali, patatrac, la bella coreografia diventa un vero caos. Ma allora, perché la Luna non cade sulla Terra? Essendo comunque attirata dalla Terra, come la mela. La risposta di Newton è stupefacente. Cade. Se si osserva quel che accade intorno alla Terra, la forza peso non è costante. Essa è sempre diretta verso il centro della Terra, ma diventa meno forte, mano a mano che si allontana. La Luna è attirata dalla Terra, dalla forza di gravità, che influisce sulla sua traiettoria. Ma appena si compone con una rotazione, essa si trova in caduta perpetua e non arriva mai alla fine. Se la Luna non fosse sottomessa a forze, continuerebbe il suo cammino su una linea dritta, facendo finta di non conoscere la Terra. Prendiamo allora una luna fittizia,
a 384.000 chilometri dalla Terra e lasciamola là. Cade! Secondo tentativo. Lanciamo la stessa luna, ma con una piccola velocità iniziale orizzontale. La traiettoria non è più deviata, ma non abbiamo evitato la catastrofe. Una maggiore velocità e la Luna sfiora la Terra di un pelo e vi gira attorno in modo periodico. Una velocità ancora maggiore e la Luna gira con un'orbita circolare, come succede più o meno nella realtà. Una velocità troppo grande? Addio Luna! Allora potete bene immaginare che per studiare il sistema solare con i suoi 8 pianeti principali e le sue migliaia di oggetti secondari, tutti in interazione, per descrivere una condizione iniziale si devono dare molte posizioni e molte velocità. E immaginate tutti i dati necessari per descrivere il movimento dell'atmosfera e delle sue innumerevoli molecole. Studiare le traiettorie di un campo vettoriale che dipendono da un grande numero di variabili. Ecco la vera sfida che ci ha lanciato il grande Newton.